cose qualsiasi, ma le devono immaginare per forza. Quando voi finite un libro, io che l'ho scritto, arrivo fino alla fine, posso vedere solo fin là, fin quando metto la parola fine. Ma voi, quando chiudete il libro e chiudete gli occhi, scrivete la pagina che viene scritta. La lettura è creativa, non la scrittura. La scrittura è una storia, la lettura la vede la storia. Ma di certo non è così come l'avete fatto in televisione. È diverso. I bastardi sono diversi. Mina Settembre è tutta un'altra cosa. Come ha consentito lei che Mina Settembre fosse quella e non la mia Mina Settembre? Quella che io ho immaginato. Perché l'immaginazione avviene soltanto con la lettura. Allora che cos'è la lettura? È un mercato? Certo che lo è. Si compra, si vende. Voi uscendo pagate. Entrate per comprare un libro, fate quella meravigliosa operazione tecnica, in termini tecnici si definisce cazzeggio, ci rimanete per un'ora in libreria, uscite con 5 libri, magari nessuno dei 5 è quello che eravate entrati per comprare, perché poi alla fine o ne siete dimenticati, oppure non vi sembrava garantito una volta che ce l'avevate in mano. In compenso vi siete innamorati di una copertina, vi siete innamorati di una quarta di copertina, vi siete innamorati di due che ne parlavano, vi siete innamorati del fatto che il librario mi ha guardato e ha detto: secondo me tu vuoi questo. Quindi in libreria si vendono soldi, si vende l'immaginazione, si vende l'unico modo che avete per immaginare, perché non potete immaginare un attore di vedete, potete immaginare un personaggio, di più potete diventare un personaggio, perché leggendo il libro voi trovate i sentimenti di quel personaggio, provate le emozioni di quel personaggio. Non succede mai guardando un attore. Guardando un attore, per quanto vi potete immedesimare, per quanto vi potete emozionare, non perderete mai il senso di essere uno spettatore che vede un attore che interpreta un personaggio. Leggendo un libro, voi passate da un personaggio all'altro, salendo e scendendo da un personaggio come se fosse un veicolo, e con quel personaggio voi attraversate la storia. Allora, quando arriverà l'ultima libreria, avverrà l'estinzione del genere umano.